Buongiorno a tutti. Diamo il via al secondo workshop di Ruminanzia che abbiamo organizzato appunto in occasione di questa che è la Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, l'edizione 2019. Quindi ringrazio voi che siete qui fisicamente presenti a questo workshop, ma anche chi ci sta vedendo adesso in diretta Facebook, quindi non sappiamo dove, ma comunque, perché abbiamo visto anche alcuni accessi dall'estero, non so cosa abbiano potuto capire perché qui stiamo parlando in italiano, comunque è il mistero della rete questa qui, quindi iniziamo. Iniziamo questo workshop facendo però la contestualizzazione, perché altrimenti è un argomento che può essere slegato con gli altri. Questa edizione, diciamo, 2019 della Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, Ruminanzia vuole declinare un argomento generale, cioè cercare di capire attraverso il contributo vedrete insomma di professionisti, docenti universitari, industrie, se un equilibrio è possibile tra performance e sostenibilità. Perché parlare di sostenibilità, a prescindere dal fatto che comunque chi produce il latte e la carne deve generare un reddito perché è un'attività economica, è un po' naif. Bisogna capire cosa fare e non possiamo neanche immaginare di rimandare perché l'attenzione all'ambiente, quindi all'adozione di pratiche virtuose, dell'alimentazione di precisione, della non sprecare nutrienti, l'economia circolare, probabilmente il tempo dei desiderata è finita e bisogna fare delle cose concrete e soprattutto misurabili, perché noi riteniamo anche dal nostro osservatorio dei social network che il consumatore è pronto a fare la sua parte, cioè il consumatore è pronto a dire ok, da un cambiamento del mio comportamento, soprattutto negli acquisti, posso dare un contributo a questa gigantesca riconversione dell'economia occidentale. In questo contesto l'industria ha un ruolo fondamentale perché l'industria da sempre, adesso non sto facendo una plagieria perché c'è una collaborazione con Fileo Le Safre nell'organizzazione di questo workshop, però l'industria da sempre dà poi quelle soluzioni pratiche affinché domani mattina si possa concretizzare e lo fa perché c'è un interesse economico. Oggi l'eco-friendly, la sostenibilità, il bilancio del carbonio che vedremo, dell'anidride carbonica che vedremo domani, sia da un punto di vista scientifico, ringrazio il professor Bruno Stefanoni e il professor Lacetera che ci onorano, no, non ti girare, stai lì, che ci onorano della loro presenza, per noi è estremamente, diciamo, importante. Quindi questo titolo di questo workshop è strano perché questo è il workshop di Fileo Le Safre, che è un partner di Ruminanzia nella gestione della rubrica Lievitamente, che è un nome che con Edoardo abbiamo immaginato, un nome diciamo in italiano assolutamente accattivante, in cui la Fileo Le Safre sostanzialmente pubblica periodicamente quelli che sono i risultati delle prove di campo, da una parte, delle evidenze scientifiche dall'altra, degli effetti che ha l'uso dei loro ceppi, poi le tecnologie loro ce le spiegheranno, non soltanto per migliorare le performance degli animali, ma anche di in qualche modo di ottimizzare quelle che sono le emissioni, sia nell'atmosfera, quindi dei gas serra, ma anche delle sostanze eutrofizzanti al suolo. Perché una riconversione di una multinazionale di queste dimensioni, chiaramente loro si aspettano un vantaggio economico, perché alla fine della fiera se no non si va avanti. Per cui abbiamo deciso insieme di usare questo. Il clima cambia e questo poi domani lo vedremo abbondantemente nel workshop ASPA nei dettagli dei numeri. Risposte pratiche per l'efficienza alimentare con la nutrizione di precisione. La precision feeding o nutrizione di precisione è una cosa che fino adesso ce l'abbiamo avuta in testa, ma non l'abbiamo mai utilizzata, onestamente, io, almeno io, poi per gli altri non lo so, perché non serviva. Adesso serve, cioè ridurre al minimo l'utilizzazione dei nutrienti pur mantenendo intatte le performance. Questa è la nutrizione di precisione. E utilizzare i nutrienti, che possono essere proteine, fibre, ma anche additivi, abbiamo visto prima un workshop sul selenio, al fine appunto al minimo per ottenere le stesse e per gli stessi risultati. Allora ringrazio innanzitutto Fileo Le Safre. Abbiamo con noi, spero di non dire male, Valentin Nenov, Global Ruminant Manager Fileo by Le Safre. Abbiamo
l'amico Edoardo Locatelli, che ci conosciamo da un po', che è il Ruminant Manager Italia di Fileo Baglie e Safre, e è uno storico di Fileo Lestafre, storico non nel senso che sei anziano, ci mancherebbe, Pierluigi Zanforlin, che è il responsabile non soltanto dell'Italia, ma voi vedete del sud-est dell'Europa, quindi è una presenza importante anche di... per noi interessante in quanto un italiano che si sta occupando non soltanto dell'Italia, che è uno scenario un po' inedito per certi aspetti. Per cui io chiudo questa breve introduzione, do la parola. Possiamo iniziare? C'ho io da dirvi alcune cose. Secondo me non hai finito. Esattamente, no, perché stavo pensando un'altra cosa. Allora, che domani vedremo esattamente... La temperatura del pianeta sta aumentando, quindi terrapiattisti o scie chimiche o negazionisti a prescindere, il clima sta cambiando, questo è evidente. Piaccia o meno, questo, okay. Questo è. Domani disquisiremo molto su questa diapositiva, cioè chiederemo il supporto degli esperti per capire se l'impatto è il 14, il 15, il 16, il 17 o il 50% delle produzioni zootecniche. Ma anche se fosse stato il 4, anche noi dovremmo fare qualcosa. E quindi questo lo vedremo domani. E possiamo andare avanti, Edoardo, questo lo vediamo ancora. Ok. Ok. Non abbiamo caricato la vostra presentazione? I don't know. Non abbiamo la loro presentazione? Ah, ok. Possiamo usare questo allora? Scusate questo disguido tecnico, ma... Ce l'hai al volo su una chiavetta, Edoardo? È colpa mia, quindi non... ero io che avrei dovuto fare questa cosa qui. Ce l'hai lì tu? Allora attacchiamo questo. Vabbè, intanto risolviamo questo tema tecnico, vi volevo chiedere a voce così. Prego, Alessandro. Perché avete scelto questo titolo? Abbiamo scelto questo titolo perché, allora, innanzitutto per noi qui presenti abbiamo prospettive e lenti di ingrandimento diverse. L'Italia specificatamente per quanto mi riguarda, il collega che appunto è Global Ruminant Manager ha una visione un po' più ampia che va da est a ovest del globo. Quindi partiamo con due focalizzazioni diverse di quello che è il cambiamento climatico. E è un dato di fatto, indipendentemente dal contesto a cui ci riferiamo, che quantità e qualità del foraggio stiano cambiando. Questo è un dato di fatto. Nella nostra Italia, piccola ma molto diversa, dall'altopiano dell'Asiago alla Trinacria, con tutto quello che ci sta nel mezzo, in altri contesti appunto mondiali, quantità e qualità del foraggio cambiano. Alessandro ha fatto un breve cenno su quello che è l'alimentazione di precisione, quindi cosa possiamo ricavare da essa in funzione alla correlazione al cambiamento qualitativo e quantitativo del foraggio. Se io parlo di quantità e qualità del foraggio, penso in bocca alla vacca a quello che può essere l'apporto energetico. Quindi il mio primo obiettivo in funzione di questi cambiamenti che si stanno profilando, anche se tutto sommato, ad esempio un anno, una campagna come quella che si sta chiudendo oggi in Italia non è andata così male, no? Però ne abbiamo tante altre alle spalle che ci dicono il contrario. Nel caso nostro, la nostra voce all'interno di questo coro, che può essere da un lato la precision farming in senso più lato, un tassello nel mosaico della precision farming è sicuramente l'alimentazione di precisione. Che cosa vuol dire fare? Lo devi caricare qua? Come faccio io a me, Cesare? Vedetelo voi. Cosa vuol dire intanto
fare nutrizione di precisione, fatto questo contesto legato anche all'efficientazione alimentare e quindi dei foraggi. Nel caso nostro della vacca da latte, ad esempio, il mio obiettivo primario è quello di andare ad efficientare recuperando tutte quelle quote extra di energia da cellulosa, emicellulosa e altre fonti che diversamente andrebbero perse, si perderebbero. Quindi già questo è il mio primo obiettivo se parlo di efficienza. Però Edoardo, partiamo un attimo ancora a monte, perché tutto questo nostro ragionamento, ti ricordi, partì da un articolo che io scrissi sui lieviti vivi. Certo. Perché il percorso che abbiamo anche prima condiviso in qualche modo qual è? Stiamo dividendo gli additivi, siamo in un prorama di estatis, certo, questo è un percorso occidentale, in due grandi bacheche, in due grandi liste. Gli additivi di comprovata efficacia e gli additivi, diciamo, in qualche modo non di comprovata efficacia, però che si utilizzano nelle consuetudini, ma soprattutto nel mondo dove non era poi così urgente ridurre gli sprechi e soprattutto i costi. Certamente i lieviti vivi appartengono alla prima lista, cioè di quei pochissimi additivi, almeno secondo la mia opinione, di comprovata efficacia, ossia la loro utilizzazione migliora oggettivamente una performance, certo, che può essere anche una performance ambientale nel nostro caso. Assolutamente. Detto questo, è chiaro che l'industria, adesso non è una divagazione perché è pronta, ma l'avrei detto, l'avrei assolutamente detto dopo, l'industria è chiaro che, e correggetemi se sbaglio, che contestualizza i suoi additivi nel tempo in cui sono inseriti. Assolutamente. Cioè sì, noi veniamo tutti noi dal tempo delle performance, no? Questa fiera è la fiera delle performance, se andiamo, certo, nel capannone accanto, cioè vediamo delle macchine da latte piuttosto impegnative e quindi che vanno mantenute in qualche modo, ma non necessariamente. Esatto. Quindi il lievito vivo, correggimi Edoardo, era inserito nel mondo della performance. Aggiungo una quantità di lievito vivo in una dieta e mi aspetto un aumento della produzione, certo, un aumento della fertilità, mai una diminuzione ovviamente. Veniamo dall'aumento. In questo, diciamo, contesto in cui vi faccio i milioni della tecnologia, ma non è un problema questo, il lievito vivo viene inserito invece in un contesto di efficientamento di una dieta. Esattamente. Cioè di un complemento, di uno strumento che viene utilizzato nell'alimentazione di precisione per migliorare delle performance, che poi maggiormente sono il tasso di crescita del microbiota ruminale, questo poi alla fine della fiera, perché la sfida è questa. Più dettagliato, però il grande obiettivo, l'obiettivo primario è quello che tu stai illustrando, assolutamente. Quindi, perché la strada di noi anziani che abbiamo finora percorso qual è? È quella di, diciamo, in qualche modo vicariare, correggimi se sbaglio, di variare, diciamo, le bizze delle condizioni atmosferiche, certo, pensando di sostituire concentrati foraggi cattivi con concentrati buoni. Questo ci ha portato a delle cose che probabilmente e sicuramente non potremo più fare, perché sono fuori luogo per costi, impatto ambientale e probabilmente anche aver in qualche modo alterato alcuni aspetti del latte di cui oggi non abbiamo la conoscenza. Detto questa lunga premessa che è importante, io direi a questo, certo, punto, visto che abbiamo a disposizione la presentazione, assolutamente possiamo incominciare. Diamo la parola al collega Nenov che ci farà capire e tradurrà Edoardo. Sì, in realtà abbiamo fatto un lavoro di facilitazione per tutti traducendo preventivamente quello che è l'intervento del collega, quindi proiettiamo già i concetti base in italiano, quindi partiamo appunto dal, come si diceva prima, dall'impatto del clima in termini di produzione di latte, quindi una piramide in cima alla quale abbiamo i cambiamenti climatici che comportano che cosa? Una serie di adattamenti alimentari, quindi come
discutevamo ora, i cambiamenti nella qualità, nella quantità del foraggio, che a noi alimentaristi, a noi nutrizionisti, a noi tecnici, che cosa implicano? Implicano dei frequentissimi cambiamenti di razionamento. Dall'altra parte, parallelamente, abbiamo il problema dell'heat stress, dello stress da caldo, quindi forti anche già noi in Italia ormai da qualche anno, e stiamo facendo veramente, stiamo vivendo un'evoluzione molto costruttiva, mi permetto di dire, prevenzione dell'effetto negativo dello stress da calore, per la quale si rende necessaria inevitabilmente una serie di cambiamenti in termini di management, sia in termini di strutture, sia in termini nutrizionali. Quali sono i principali fattori alimentari legati ai cambiamenti climatici? Come si diceva, le variazioni qualitative. È vero che grazie all'applicazione della precision farming stiamo migliorando tantissimo dagli ibridi, dalle varietà che possono essere miscugli autunno Vernini, giusto per citarne un caso, c'è qualcuno che se ne occupa ma non ha importanza, piuttosto che degli inoculi, piuttosto che oltre che delle tecniche, delle corrette tecniche di conservazione, anche delle stesse tecniche di raccolta, quindi grandissimi passi in avanti. Però purtroppo appunto c'è questo fattore climatico che, se già prima ha sempre rappresentato, diciamo, l'incognita, il fattore più limitante, oggi lo è sicuramente in modo maggiore. E una limitazione in termini di disponibilità, va da sé che anche quello che è il pricing, quello che è la quotazione, è fortemente oscillante. E a noi cosa comporta? A noi, sempre inteso chi pesta i piedi in stalla ed è costretto, ha la fortuna di poter contribuire ad offrire delle soluzioni all'allevatore, spesso e volentieri di necessità una maggiore inclusione dei concentrati all'interno della razione, creando dei potenziali squilibri, necessariamente l'inserimento di fonti alternative di fibra. E quali prime considerazioni possiamo fare su un razionamento che, ripeto, non è fisiologico, ma a volte in modo più o meno temporaneo si può rendere necessario? Quindi diete, parliamo di diete con un'inclusione di foraggio fisiologicamente non ottimale. Allora, partiamo da un concetto base che è fondamentale, indipendentemente che si parli di foraggio, di cambiamento climatico, ma parliamo di razionamento della vacca da latte. Ogni qualvolta io vado a fare una riformulazione della dieta, essa comporta un cambiamento sostanziale e fondamentale all'interno del microbioma ruminale. Partiamo dal concetto che il microbioma ruminale è in una condizione di normalità, di consecutività, di standardizzazione dietetica, è adattato ad un determinato substrato. Questo funziona. Al momento in cui vado ad attuare un cambiamento all'interno della dieta, il rapporto tra i substrati cambia, motivo per il quale ai batteri ruminali è chiesto un lavoro supplementare di adattamento. Cosa può comportare questo tempo in cui i soldatini che combattono all'interno del rumine devono fare per adattarsi? Può comportare un insufficiente indice di conversione alimentare in quel lasso specifico di tempo, cali, picchi negativi, flessioni in termini produttivi. Ultimo, ma non per ultimo, possiamo anche pensare di prevedere di avere degli effetti negativi a lungo termine sulla sfera riproduttiva, in ambito della fertilità. So I will take now the lead. Our expertise in the company and our experience is mainly in the processes that happen inside the rumen. Yeah. E quindi la diciamo che il cuore della nostra conoscenza, come in termini di ricerca fileo, è una profonda conoscenza di quello che accade all'interno del rumine. So it is very important when we speak about quality of the forages or regular changes of the diet
not only how the animal will be impacted or about the nutritional value of this diet on paper, but also how this will affect the bacteria in the rumen. Certo, quindi non è importante soltanto sapere, conoscere, intuire a livello virtuale quale possa essere l'impatto che questi cambiamenti nella dieta possano avere sull'assetto del microbioma ruminale, ma in termini più pratici, realmente provare a capire quale sia il rapporto tra i batteri. For example, here we have a study with dairy cows where we abruptly changed the diet from high fiber diet to high concentrate diet. Qua abbiamo la sintesi di uno dei nostri lavori svolti dove su vacche da latte alle quali è stato applicato un repentino cambio di alimentazione, quindi da una dieta altamente fibrosa ad una dieta ricca in amido. And now when we look at the two main parameters of the rumen, pH and redox potential, we can see that when we changed the diet, there was an abrupt change in the conditions in the rumen. So the pH suddenly dropped. Sì. Maybe it's better if you manage. Okay. Quindi valutando i due parametri fondamentali che sono ovviamente in ambito ruminale il pH e il potenziale redox, leggi H, che mostra appunto l'attività, la diversità batterica, possiamo vedere al momento in cui vi è stato lo switch tra una dieta e l'altra in termini di pH ruminale, e quindi questo è molto interessante, è molto importante, perché conoscere questo ci permette di agire con un buon margine di tempo in termini di prevenzione. What is more interesting is actually the redox potential, because when the pH is showing the acidity in the rumen, yes, redox potential is showing bacterial activity in the rumen. So what we can see after changing the diet, we have changes in the activity of the rumen bacteria. Certo. E possiamo notare appunto come a livello di potenziale redox al momento in corrispondenza del calo drastico del pH e quindi già in un conclamato stato di subacidosi l'attività batterica all'interno del rumine abbia avuto una variazione decisamente negativa. I will show you a small example. Yes. When we change the type of the protein in the diet. Ad esempio, quando noi andiamo a cambiare la fonte proteica all'interno della nostra dieta. So we have for all cows we have exactly the same diet. We have corn silage, wheat grain, but we are using two different types of protein. Sì, abbiamo la stessa identica dieta per entrambi i gruppi, costituita da, come vedete, un 60% di silo mais e un 16% di farina di frumento. The difference is that in one diet we are using high rumen degradable protein, certo, and the other diet we are using low rumen degradable protein. La differenza l'abbiamo applicata nella fonte degradabile di proteina a livello ruminale, utilizzando una farina di soia non tostata e un'altra tostata, quindi con fonti diverse di degradazione. So the different degradability of the rumen protein have a strong impact on the rumen bacteria. Quindi possiamo vedere quanto sia determinante e forte l'impatto sui batteri ruminali. And if we look as a parameter only on the pH, we can see that low rumen degradable protein looks quite okay for the rumen environment. Certo, possiamo notare come le fonti a bassa degradazione abbiano un impatto decisamente determinante in termini di pH. But if we look at the redox potential, we observe that low rumen degradable protein negatively impact the activity of the rumen bacteria. So higher redox potential means less
microbial activity, lower sì. microbial activity. Sì, possiamo vedere come in termini anche di potenziale redox, la fonte a bassa degradabilità ci permetta di avere un impatto decisamente meno negativo. So a small change in the diet may have a huge impact on the bacteria in the rumen, even as a percentage we have the same ingredients. Certo, quindi anche una minima variazione all'interno della dieta possa essere determinante in positivo e in negativo come impatto sulla popolazione batterica ruminale, presa la stessa fonte proteica. Another example is the source of the starch. Un altro esempio lo possiamo fare in termini di amido, quindi sulla fonte di degradabilità, sul livello di degradabilità dell'amido. In this case we have corn silage, soybean meal, which is exactly the same in the two groups, but we have different source of the starch, of the concentrate. Certo, quindi in questo altro esempio abbiamo un 65% di silo mais con un 18% dello stesso tipo di farina di soia. La diversificazione avviene appunto nella fonte di degradabilità dell'amido, dove abbiamo frumento da una parte e mais dall'altra. So yeah, we have fast degradable starch in the rumen and slow degradable starch in the rumen. And only having those two different types of starch, even at the same energy value, we have a very big difference in terms of rumen bacterial activity or also rumen bacterial balance. Certo, quindi anche in questo caso, ponendo l'attenzione sull'impatto dell'amido, possiamo vedere come i trend dell'uno e dell'altro sui medesimi parametri, tanto il pH come il potenziale redox, possono determinare un cambiamento importante. So even it is important to know that when we are regularly changing the diet, even if it, on paper the energy values look the same, we have a strong impact on the rumen bacteria. Certo, abbiamo un impatto molto forte sui batteri ruminali, spesso e volentieri in modo differente da come lo possiamo calcolare sulla carta, o almeno virtualmente. Because by changing even something small in the diet, we are introducing in the rumen a new substrate which requires a different type of bacteria. Perché come dicevamo prima, noi stiamo andando ad introdurre un nuovo substrato all'interno del rumine che a sua volta comporterà un adattamento da parte delle popolazioni batteriche. So from this trial, if we look at the specific rumen bacteria, using their molecular fingerprints. Certo, questo studio ha avuto come obiettivo studiare l'impatto sul microbioma ruminale a livello molecolare. We can see a 20% difference between the type of bacteria from the one diet, so from the one diet, yes, and the other diet. Possiamo notare la differenza di ben il 20% da una dieta all'altra sulle comunità batteriche ottenute applicando l'una piuttosto che l'altra, e di conseguenza si possono vedere anche i valori dei nostri due marker. So this is to explain how important is redox potential and we can use redox potential to see what happens with the rumen bacteria. Certo, quindi andando a diminuire o comunque modulare quello che è il potenziale redox, possiamo vedere quella che è l'andamento dei batteri ruminali. So to be more clear, each spike represents a different bacterial species or a similar group of bacteria. Allora i picchi che potete vedere all'interno del grafico sono quelli che rappresentano specifici ceppi batterici. So if we look for example this spike here, we speak about certain bacteria, we see with one diet it is increased, while with the other diet this type of bacteria is decreased. And here if we look at this spike it is the opposite. Yes, quindi potete ben vedere a seconda della famiglia, della categoria di appartenenza dei batteri ruminali, il trend, l'andamento che possono aver avuto in positivo o in negativo. So between the two diets we have the same bacterial species but we have different balance between them. Quindi adottando sì diete diverse abbiamo sì gli stessi ceppi batterici ma con vitalità completamente differenti le une dalle altre.
And this process of adaptation of the rumen bacteria to a new substrate is taking time, and this time can sometimes be from around 2 or 3 weeks. Questo, diciamo, si potrebbe definire lo stress al quale il rumine è sottoposto ogni qualvolta andiamo ad adottare dei cambiamenti all'interno della nostra dieta che richiedono un tempo di almeno 2 o 3 settimane. And during this adaptation of the rumen bacteria to the new substrate or the new diet, we have a distress of rumen fermentation or reduced rumen fermentation. Ok, quindi tutto quello che può contribuire a ridurre le fermentazioni ruminali. In our research, we're trying to see how we can facilitate the adaptation of the rumen bacteria to the diet change by using live yeast probiotic. Certo, l'obiettivo principale di tutte le nostre ricerche e sperimentazioni sono state legate a quello che è l'impatto o il contributo di un lievito vivo probiotico contestualizzato al cambiamento della dieta. So we did a trial, a study which we take we are using DNA screening to identify the different rumen bacteria. Certo, questo è un lavoro molto interessante che a suo tempo diciamo suscitò molto interesse in ambito scientifico. L'obiettivo è stato quello dell'andare a studiare la variabilità interindividuale all'interno di una stessa mandria dei batteri ruminali. So when we can see that still we have 2 different types of diet, a diet with wheat and diet with corn grain. Abbiamo due differenti, anche qua abbiamo adottato 2 differenti tipi di dieta, una base di insilato di una con farina di soia e l'altra con farina di mais. And we are using dairy cows that we sample the rumen fluid from each cow and identify 177 types of rumen bacteria. Ok, quindi tramite il prelievo, il campionamento del liquido ruminale di ogni animale sottoposto alla ricerca abbiamo trovato ed isolato oltre 166 varietà di ceppi batterici. According to those bacteria, after changing the diet, the green cows are from the control group, we saw a very big difference between the rumen bacterial balance between the cows, so inter-individual variability. Quindi le vacche che potete vedere colorate di verdino, quindi quelle più periferiche al cerchio maggiore, sono le vacche del gruppo controllo e sono quelle che hanno mostrato una maggior variabilità e diversificazione l'una dall'altra. If the same animals, there were the same cows, if we do the same change but in the diet we use live yeast probiotic, Actisaf, we reduce significantly this variability, so the rumen response will be more homogeneous or more stable. Ma se gli stessi identici animali li andiamo a supplementare con un lievito vivo probiotico, noi assistiamo ad un processo di omologazione della flora microbica ruminale. So how does it work is the question, and why Actisaf yeast probiotic is able to improve this adaptation to the diet change. La domanda sorge spontanea: perché il lievito vivo probiotico Actisaf ha questa capacità di rendere più omogenea la popolazione microbica? From our studies with different types of diets, we identified that by adding yeast probiotic Actisaf to the diet, we reduce significantly the redox potential in the rumen. Allora, da alcuni lavori applicati su diete diverse, in stadi, in epoche di allevamento diverse, noi abbiamo studiato quello che è l'impatto del lievito probiotico sul potenziale redox. And even with a high concentrated diet, with normal diets or with dry diets, we still have significant impact to reduce the redox potential. Potete vedere in contesti diversi, ad esempio nei gruppi in lattazione, negli animali in lattazione con 2 diete
diversa, una dieta più concentrata in termini di sostanza secca ingerita, perché parliamo di 28 kg contro una dieta più standard a 21 kg, piuttosto che su un gruppo di vacche in asciutta, potete vedere la significativa differenza del potenziale redox ruminale. And lower redox potential creates a more stable environment for the anaerobic bacteria in the rumen. Un potenziale redox costante promuove un ambiente microbico ruminale molto più produttivo. So if when we take a rumen sample from those cows to look at the bacteria composition, quando noi prendiamo un campione di liquido ruminale da queste vacche e ne studiamo la composizione, We see a significant increase in lactic acid utilizing bacteria that will degrade lactic acid. Noi possiamo notare un incremento repentino nella categoria dei batteri utilizzatori di acido lattico e di conseguenza l'impatto che essi hanno sul lattato. And fiber digesting bacteria, which will improve digestibility of the fibers. E ovviamente su quello che sono i ceppi fibrolitici e quindi su quello che è il miglioramento della digestione della fibra. So all those species of bacteria will prefer a low redox potential. They will be more active under lower redox potential. Entrambe le famiglie di questi batteri preferiscono un ambiente ruminale con un basso potenziale redox, un basso IH. If we compare the efficacy of yeast probiotic Actisaf, for example, with sodium bicarbonate. Certo, questo è molto interessante, la comparazione, e qua stiamo parlando di uno studio ricerca non in vitro ma in vivo, una comparazione dell'impatto del quale stiamo parlando di un lievito vivo versus il bicarbonato di sodio. We see that with Actisaf we have improved rumen fermentation parameters. Quindi potete notare l'impatto di Actisaf su quelli che sono i parametri ruminali. So by increasing the lactic acid utilizing bacteria, quindi l'incremento in particolarmente su quello che è l'incremento dei batteri utilizzatori di lattico, we see a significant decrease of lactic acid and increase of propionic acid because they transfer lactic acid to propionate. Certo, e quindi va da sé l'incremento del propionato legato alla trasformazione che essi hanno sul propionato stesso. And by increasing the fiber digesting bacteria, we can see here a significant increase even compared to sodium bicarbonate of NDF and ADF digestibility in the rumen. Certo, potete notare con interesse quanta sia la differenza tra l'azione del lievito vivo Actisaf versus il bicarbonato di sodio in entrambe, sia per quanto riguarda l'NDF anche quanto riguarda l'impatto sulla DF. Now, if we look at the real farm situation in France, several years ago during a very hot weather. Contestualizzando. Quelle che sono alcune realtà di allevamento in Francia, che è un paese che in particolar modo negli ultimi anni ha subito molto l'impatto delle variazioni climatiche. So you added additional slide, eh? Okay. We can speak on this slide or because I didn't I removed that slide. This is the same study with the diet change. When we look at the milk production during diet change, so this was the change of the type of the silage. We changed from one grass silage to another grass silage in a commercial dairy farm. Sì, questa prova è stata svolta in un allevamento commerciale, quindi non sperimentale, e anche questa è stata contestualizzata ad un cambiamento di dieta, dove possiamo vedere che il cambiamento, lo switch da un erba insilata all'altra è differente per circa un punto di sostanza secca e in corrispondenza di questo cambiamento potete vedere come nel gruppo controllo vi sia stato una contrazione nella produzione di latte. Yeah, so you can see that the main difference between these groups is the adaptation of the rumen to the new forage, to the new type of silage. Sì, quindi il gruppo prova alimentato con Actisaf ha avuto una performance molto più stabile perché
i suoi batteri ruminali erano molto più equilibrati per affrontare il cambiamento dietetico. So we see with the group receiving ActiSAF we don't have milk drop during the diet change, while with the control group we have a very pronounced drop of the milk production. E quindi non hanno avuto il cambiamento, non hanno avuto la perdita di latte che il gruppo controllo ha invece subito. Well. So this is the main difference, the adaptation of the rumen to the diet change. Questa è la principale differenza quando noi andiamo ad attuare un cambiamento dietetico. This is a typical situation in a French dairy farm a few years ago under very dry summer. Allora, questo è ormai purtroppo un contesto abbastanza tipico nella Francia a seguito delle ultime estati particolarmente siccitose. So you can see we have a very dry and poor quality forage and we don't have silage because of the dry weather. Il tempo è stato talmente secco che ci ha impedito di produrre le quote di insilati che pensavamo di poter avere, e anche lo stesso fieno secco è comunque qualitativamente molto scarso. So in order the farmer to adapt the energy value of the diet, he was forced to reduce the forage and increase the concentrate. Quindi lo sforzo principale delle aziende per provare a bilanciare quella che era la richiesta energetica della mandria ha costretto ad una modulazione che vede un impiego dei foraggi soltanto del 35% e rimanente 65% a base concentrati. So here we have the cows at one before adding ActiSAF, during ActiSAF and after removing ActiSAF. Sorry. And you can see the milk production. Allora, potete vedere le vacche prima della supplementazione del lievito vivo ActiSAF. Potete vedere in termini, stiamo parlando di produzione, quindi di chili di latte prodotto al giorno, durante il trattamento con ActiSAF che è avvenuto nei mesi di settembre e ottobre, e potete vedere la contrazione netta che abbiamo avuto dopo la supplementazione di ActiSAF, quindi dai 30 kg di media siamo tornati ai 26 kg circa che erano ancora prima del trattamento. And if we look at the manure saving of the five where we can see the Assolutamente sì. Allora, parliamo di alimentazione di precisione, parliamo di precision farming. Questa è una parentesi che apro io perché vedo tantissimi colleghi presenti, disponiamo di software di formulazione assolutamente precisi, disponiamo di modalità di campionamento e laboratori di analisi assolutamente efficienti che ci permettono di valutare con scarsa approssimazione quello che è il valore energetico che entra in bocca alla vacca, ma questo resta un check pressoché fondamentale se vogliamo andare a controllare quello che esce dalla vacca rispetto a quello che noi abbiamo calcolato e formulato. So another example. Quindi chiedo scusa un secondo, se puoi tornare, you come back just a moment. Qua potete vedere la differenza con ActiSAF e senza ActiSAF, e questa parla da sé. Quindi questo è indipendentemente da quello che può essere l'impatto del lievito vivo all'interno, e lo potete vedere, io ritengo che sia una pratica pressoché fondamentale nella nostra quotidianità di tecnici e di elementaristi. Diceva un collega che fosse qua presente, pesa e misura, mai paura, andare a controllare la quantità e la qualità di fibra, di amido, di proteina escreta è una chiave, uno strumento fondamentale se davvero vogliamo parlare di alimentazione di precisione. Prego Valentino. Yeah. So this is another field, real farm field, field trial, which where we looked at the on pasture conditions. Questa è un'altra prova di campo molto importante che abbiamo sviluppato in un contesto di stress da caldo su vacche da latte ad alta produzione con una media circa di 40 litri. Okay. So yeah, you skipped some slides. Okay. So this is a study on heat stress, under heat stress condition in Israel. In Israele, e quindi parliamo di una condizione di stress da caldo importante. So in this study in Israel, it was published in Journal of Dairy Science 2009.
Questo lavoro realizzato in Israele è stato pubblicato sul Journal Dairy Science nel 2009. So we have 28 multiparous, 14 primiparous cows under heat stress condition. You can see that THI can reach 79. Ok, quindi uno studio effettuato su 28 vacche pluripare e 14 primipare con un THI il cui range variava da 70 a 79. So half of the animals are supplemented with ActiSAF at a dose 1 gram for 14 kg dry matter intake. È stata effettuata una supplementazione di un grammo di ActiSAF ogni 4 kg di sostanza secca ingerita. And when we look at the results over time, we can see the dry matter intake after starting of the supplementation of the ActiSAF group increased. Ecco, la prima cosa che balza all'occhio andando a vedere la sintesi grafica della supplementazione, possiamo vedere quale risvolto abbia portato principalmente sulla sostanza secca ingerita. And the major impact of the heat stress on the dairy cows is reduction of the dry matter intake. E noi tutti sappiamo che uno degli effetti principali dello stress da caldo è la riduzione della sostanza secca ingerita. And if we look at the milk production, we can see the same, starting from the same point. We managed to keep the more stable milk production under heat stress compared to control group. Ma se noi andiamo a vedere contemporaneamente anche quello che è l'aspetto della produzione di latte partendo allo stesso momento, possiamo vedere in modo molto chiaro quello che è stato l'andamento in termini produttivi. This is due to better rumen conditions, higher feed intake and better fiber digestibility. Sicuramente legate a una maggiore stabilità in termini ruminali e che ha permesso un miglior utilizzo dell'energia derivante dalla fibra. Una migliore anche digeribilità della fibra. And if we look at the different parameters, we can see that dry matter intake was significantly increased, but also milk production and milk solids. Voi potete notare che a fronte sì di un incremento della sostanza secca ingerita, parliamo di circa 600 grammi in più, potete invece soffermarvi sull'osservare l'indice di conversione, quindi parliamo di oltre un chilo e mezzo di latte in più a fronte di 600 grammi di sostanza secca ingerita, ma anche con un miglioramento dell'aspetto qualitativo. But also we have a significant improvement in the feed conversion rate. Potete vedere appunto quanto sia stato importante e migliorativo l'aspetto dell'efficienza alimentare, quindi anche l'impatto sul grasso. Yeah. That was all. Thank you. Thank you, Mari. Quindi ripetendo la sintesi, variazioni in termini di qualità e quantità del foraggio. Abbiamo fatto un cenno brevissimo su quella che è la precision farming e la precision feeding, che è una costola, un tassello del mosaico della precision farming. Abbiamo parlato dell'obiettivo primario di migliorare la digeribilità della fibra, che ci permette di andare a recuperare tutte quelle quote extra di energia da cellulose, di emicellulosa, altre fonti che diversamente andrebbero perse. Ma qual è il focus, il concetto di base? Che un'efficientazione dell'apporto energetico alla bovina sicuramente mi andrà a migliorare la sfera della produzione e della riproduzione. Produzione e riproduzione. Se io avrò un minor deficit energetico, ad esempio su una vacca di inizio lattazione, avrò più probabilità di migliorare l'aspetto riproduttivo. E questo è quello che in sintesi permette una migliore espressione del potenziale genetico della bovina. Prego. Vi ringrazio, molto chiara questa spiegazione. Abbiamo tempo, perché okay. I tempi sono stati rispettati. Il problema tecnico lo recuperiamo nel tempo che prenderemo. Certo. Se avete considerazioni, riflessioni, domande, approfittiamo della presenza di Valentine. Forse e soprattutto di Edoardo. Se no le faccio io le domande, non è mio un problema. Assolutamente. Non sei timido, Alessandro.
No, okay. No, diciamo di no. Altri difetti, ma questo no. Quindi sostanzialmente Actisaf, ovviamente potete poi seguire tutte le evoluzioni della ricerca divisa in prove di campo e pubblicazioni scientifiche sulla nostra rubrica Lievitamente, quindi che viene aggiornata, devo dire, con anche una precisione nei tempi e nei modi. Quindi sostanzialmente, visto che abbiamo di fronte a noi questa sfida, scusate ma sono le interferenze della fiera su questi microfoni qui, noi abbiamo di fronte appunto questa sfida a cui dobbiamo dare una risposta certa: ridurre sicuramente la quantità di concentrati senza penalizzare le produzioni. Esatto. Migliorare ulteriormente i titoli grasso e proteine del latte, sì. Perché voi avete visto, esiste una, lo dico soprattutto ai giovani, esiste una differenza in Italia. Voi sapete il nostro paese, ma anche gli indici, insomma, il TPI americani, gli indici canadesi, ormai non si seleziona più per aumentare la produzione di latte. Questo ormai è stato negli indici genetici di selezione, la quantità di latte ha un effetto neutro. Si sta selezionando per aumentare la caseina, ma questo in tutto il mondo, in quasi tutti gli indici, e in parte anche il grasso del latte. Perché alla fine della fiera, e questo l'Italia ne deve avere motivo di orgoglio, è più conveniente economicamente vendere la caseina e quindi il formaggio che il latte. Assolutamente sì. Questa cosa noi siamo stati, se voi analizzate anche gli indici genetici, è stata una progressione. E devo dire, altri stati hanno visto il modello Italia, cioè il modello che ha abbandonato il latte commodity per abbracciare il latte premium, lo sta guardando con molto interesse. Come io mi aspetto anche un guardare con molto interesse quello che l'Italia potrà fare rapidamente sulla riduzione dell'impatto, perché questo è, certo. E saranno appunto i workshop. Però la domanda è questa, perché veniamo da un tempo in cui, tu lo sai, io poi parlo molto chiaramente, in cui io non sapevamo noi se era giusto usare un lievito vivo o un lievito spento, o se era, lo facevamo per mettere in pace la coscienza, per dire di aver fatto tutto bene, o era una qualcosa di importante. Misurabilità delle cose. Esatto, esatto. Okay? Il peso e misura di cui si parlava, esatto, prima. Nella misurabilità. Avendo, mi sembra che sia stato chiaramente espresso, che comunque, anche se il settore agronomico sta facendo la sua evoluzione, perché certo. I genetisti botanici stanno facendo la loro parte e le tecniche di coltivazione anche la loro parte, ma dalla vostra esperienza, cioè quanto può l'inserimento di Actisaf all'interno di una dieta di vacche da latte dare dei risultati per andare a recuperare quel gap, come vi dicevo prima, che abbiamo in Italia tra il potenziale genetico per produrre latte, grasso e proteine rispetto al fenotipo che stiamo mungendo? È un gap impressionante. Cioè, ormai la nostra frisona è geneticamente progettata per fare più del 3 di caseina per 12 mesi l'anno. Il 3 di caseina, voi lo sapete, a gennaio, il prossimo dicembre, gennaio, in questa area lo raggiungeremo con molta facilità. Per cui, quanto possiamo dire, Edoardo, dalla vostra esperienza si può andare a puntare nel recuperare grasso e proteine? Se posso chiederti una percentuale. La domanda giunge assolutamente lecita e, come dire, attuale dei giorni nostri. Perché ovviamente, come si è avuto modo di capire, la ricerca fileo in ambito vacca da latte spazia in tutto il mondo, ma fatto il contesto di casa nostra, noi come Italia più genericamente stiamo godendo di un momento storico molto importante, perché siamo sotto la lente di ingrandimento di tutto il mondo per la nostra capacità in termini di cheese ability e in cheese making. Noi come Italia non siamo produttori di latte, ma siamo trasformatori, e questo è il nostro grande valore per il quale siamo, ripeto, in osservazione da tutto il mondo. Non stiamo parlando di imitazioni o quant'altro, stiamo parlando di competenze, stiamo parlando anche di sostenibilità della razione, perché da qua si parte per arrivare ad una buona cheese ability.
è strettamente correlato al razionamento tipico. Quindi buona parte, per incominciare a rispondere alla tua domanda, Alessandro, buona parte della ricerca fileo negli ultimi anni in Italia, anche se siamo soltanto ancora all'inizio da un certo punto di vista, è stata spesa, si sta spendendo proprio con la priorità di focalizzarci sulla caseificazione. Quindi quanto 5 grammi di lievito vivo Actisaf possano contribuire non solo in termini di produzione qualitativa e quantitativa del latte, ma l'impatto che esso possa avere al momento della caseificazione. Quindi l'effetto positivo che può andare a svolgere su una serie di patogeni che diversamente potrebbero risultare fastidiosi durante la caseificazione, piuttosto che ad esempio un impatto molto positivo e molto significativo sui lieviti selvaggi. Quindi non solo Actisaf non lascia traccia di sé all'interno del formaggio, ma va a ridurre in modo significativo la presenza dei lieviti selvatici, ovvero quelli che possono dare parecchi problemi in termini di caseificazione. E qui ad esempio l'esperienza anche in ambito di Parmigiano Reggiano è molto importante, perché anche qua faccio un passo indietro, parliamo dalla razione delle bovine. Sono animali che oggi mangiano 15-16 kg o anche più di fieno secco, con quelle limitazioni spesso qualitative che conosciamo, però andando a migliorare non solo l'indice di conversione fine a se stesso, ma andando a migliorare la sintesi microbica ruminale, va da sé che come un effetto domino la caseina va a migliorarsi, con tutte diciamo il corollario di quella cinetica in termini di patogeni antagonisti che anche al momento della caseificazione invece portano sicuramente un miglioramento. Tu mi chiedevi una quantità, un numero, Sandro? Se puoi darmelo, se non è uguale, perché poi vi lancio una provocazione. So we did in United States we did some research on that, and actually they find a correlation between fatty acids in the milk or de novo fatty acids production in the milk and the quantity of true protein and fat in the milk. Allora, gli ultimi studi che abbiamo realizzato negli Stati Uniti d'America hanno dimostrato la stretta correlazione tra gli acidi grassi de novo e la proteina. Ok, tra proteina e grassi. And actually by increasing de novo fatty acids production in the milk, in the mammary gland, there is a positive impact on milk fat and milk protein. And de novo fatty acids are produced from volatile fatty acids which are coming from fiber digestion. Quindi quello che è la crescita, il miglioramento della sintesi degli acidi grassi de novo nel tessuto mammario è strettamente correlato ad un miglioramento di grasso e di proteina. So normally de novo fatty acids are forming around 15-20% of the milk fat, but only 0.2% increase in de novo fatty acids production has a significant impact on milk fat and milk protein. Ok, quindi se hanno fatto circa il 15% degli acidi grassi de novo, in realtà vi è solo un 2% che è determinante nell'incremento del grasso e delle proteine all'interno del latte. So the general concept of this study is showing that by improving the fiber digestion, because it is the most important, the novo fatty acids are synthesized by butyrate and acetate, which are a result of good fiber digestion.
So by improving the fiber digestion in the rumen, we are able to improve de novo fatty acids production in the mammary gland, and by that milk fat and protein. Torniamo sul concetto già esposto di quanto sia fondamentale anche in questo contesto migliorare ed incrementare la digeribilità della fibra, in funzione che gli acidi grassi de novo sono strettamente correlati alla digeribilità della fibra. And probably another very important aspect we are always neglecting about genetic potential of dairy cows is that we are trying to cull the cows very early, with the idea that we are always replacing them with a new and better genetics. But the truth is that a dairy cow will show or will express his maximum genetic potential after the third lactation, that's mean fourth and fifth lactation. And the science, the economical science, is showing that the most profitable dairy cows are the one of around fourth and fifth lactation. So we maybe in the future should think how to increase longevity and the number of lactation in dairy cows, and this will positively affect economics in the farm, genetic potential, and of course production of any dairy products. Abbiamo fatto cenno prima, quello tu stesso Alessandro, a quello che è il potenziale genetico delle bovine di oggi, e noi sappiamo che oggi purtroppo non abbiamo una longevità pari a quello che è il potenziale genetico che la bovina ha da esprimere. Quindi, partendo da quanto discusso ad oggi, sicuramente un obiettivo a medio e lungo termine è quello dell'aumentare anche la longevità, andando ad agire in termini metabolici e fisiologici, così come discusso, più sul lungo termine quella che è la longevità, perché come noi sappiamo, diciamo che il massimo del potenziale genetico incomincia ad essere espresso almeno dalla terza lattazione, no? Quindi l'ideale, come sappiamo, è avere animali che arrivino almeno alla quarta, quinta lattazione. Vi lancio una provocazione pubblica. Siamo qua apposta. Allora, noi sappiamo molto in questa svolta che sta facendo la produzione del latte nel mondo occidentale. Poi abbiamo avuto qui anche dei colleghi cinesi, abbiamo visto, diciamo, abbiamo parlato ovviamente di fitoterapia, però i due docenti universitari che sono venuti hanno un po' rappresentato, diciamo, questo fenomeno della produzione cinese, cioè dei mega allevamenti esasperati e quindi il puntare in maniera parossistica e compulsiva alle produzioni pazzesche, insomma, e con i limiti che tutto ciò ha. Nel nostro paese in particolare e nel mondo occidentale, per i motivi che avete ben esposto fino adesso, dobbiamo ridurre l'uso dei concentrati, per tutti i motivi che abbiamo già detto, anche perché le razioni che tutti noi, io in testa, abbiamo fatto pensando di vicariare la cattiva qualità dei foraggi e per cercare di rincorrere i titoli, abbiamo alzato la quantità di concentrati, quindi ridotto il rapporto foraggi concentrati a dei livelli, diciamo, proibitivi. Abbiamo aperto il paracadute prima. Questo che cosa ha provocato? Ha provocato anche il sospetto che lavorare con questi pH ruminali così proibitivi, dove sappiamo molto bene i batteri che fermentano la fibra, i gram negativi non possono sopravvivere. Noi sappiamo bene che abbiamo riempito il rumine delle nostre vacche da latte di citochine proinfiammatorie. O meglio, abbiamo riempito il rumine di endotossine. Esatto. Questa cosa, diciamo, l'abbiamo gestita, ma ci sta probabilmente sfuggendo di mano. La provocazione, che non mi dovete rispondere ovviamente, che vi sto lanciando, è questa. Mi piacerebbe che nella edizione 2020 della Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, Fileo Le Safre porti anche delle informazioni sugli effetti che può avere ActiSAF nella riduzione
della quantità di endotossine che comunque anche lavorando a un rapporto al limite di foraggi concentrati possa fare l'impiego del vostro lievito vivo. Non mi deve rispondere, sì. Edoardo. È soltanto una risposta parziale legata al fatto che Fileo già da anni lavora con un programma specifico al cui interno non vede soltanto un lievito vivo che è sicuramente il primo player più importante, ma una serie di prodotti a base lievito, quindi parliamo di modulatori del sistema immunitario, tra cui selenio organico piuttosto che mannano oligosaccarido piuttosto che beta glucani a catena ramificata, e quindi uno degli obiettivi di questo programma di lavoro è appunto la modulazione anche del sistema immunitario, volta anche in questa direzione, Alessandro. Okay. Quindi avremo da raccontarci qualcosa da qua un anno. Io vi ringrazio, ringrazio voi. E, grazie a voi tutti. Ringrazio chi ci sta seguendo da Facebook. I tecnici, sì, del SAFRE sono a vostra disposizione per approfondimenti e champagne. Beh, champagne sì, noi abbiamo soltanto l'acqua, ma va bene anche quello. Grazie.